Ora vi faccio un piccolo test per vedere quanto mi conoscete. Qual è il fil rouge che accomuna tutte o quasi le mie ristrutturazioni? Chi tra di voi mi segue con più attenzione sicuramente avrà già capito. Oggi parliamo del colore. Pensate, sono oltre 30 anni che svolgo questo lavoro e fin dagli inizi ho sempre sostenuto che il primo elemento d'arredo sia proprio rappresentato dal colore. Chiudete gli occhi e immaginate di trovarvi in una stanza completamente bianca. Che orrore! Cosa provate? Probabilmente avete la sensazione di trovarvi in un luogo asettico, freddo e poco accogliente. Pensate ora alla stessa stanza, ma con le pareti dipinte del colore che più vi piace e rappresenta. Provate delle sensazioni diverse? Sicuramente sì. Ricordatevi che i colori sono la prima cosa che colpisce l'occhio e sono in grado di influenzare il nostro stato d'animo. Per queste ragioni, la scelta delle tonalità da usare in casa è di fondamentale importanza. Per conoscere ogni mio nuovo committente, la prima domanda che pongo è: e tu, di che colore sei? In questo modo posso iniziare a farmi un'idea dei gusti della persona che ho davanti e progettare una casa che la rappresenti perfettamente. È possibile sfruttare il colore anche per modificare la percezione di uno spazio, migliorandone la fruibilità. Per esempio, si può far sembrare una stanza più alta, più larga e più luminosa. Il colore, inoltre, è uno strumento essenziale per ristabilire armonia in un ambiente e consente di realizzare un relooking d'impatto anche con un budget ridotto. Il mio consiglio è quello di individuare un colore principale e poi giocare con tutte le gradazioni. In questo modo possiamo aiutarci anche a separare le diverse zone della casa. Ad esempio, dipingere una porzione di una parete con un colore più intenso ci aiuterà a definire la zona pranzo all'interno di un open space, oppure a creare un elemento di piacevole contrasto nel living o nella camera da letto. Penso ad esempio alla casa di Irene, una giovanissima committente che aveva appena acquistato un appartamento di una nuova costruzione nella moderna zona di City Life qui a Milano. Quando ho fatto il sopralluogo per la prima volta, la casa era completamente bianca e mi sono divertito a personalizzarla. Pensate, ho progettato degli spazi fluidi che fossero in grado di rendere confortevole sia la vita universitaria che quella privata. Per dare un'impronta giovane e fresca all'appartamento, ho scelto le gradazioni del mio verde Army. Grazie al forte richiamo alla natura, queste nuance infondono serenità e energia. L'ideale per una giovane ragazza che utilizzerà la casa, sia per studiare che per rilassarsi. Allora, sono riuscito a convincervi ad osare con il colore? Fatemelo sapere nei commenti. Thank you.